Non ci sarà un supplemento di indagine preliminare e a questo punto neppure il processo per il sindaco Matteo Biffoni, che lo scorso anno revocò la disponibilità dello stadio Lungo Bisenzio all'Aciprato di Paolo Toccafondi e finì sul registro degli indagati con l'accusa di abuso d'ufficio. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Prato, che ha respinto l'opposizione alla richiesta di archiviazione della procura avanzata dall'avvocato che difende il patron del Prato. Cala dunque il sipario sulla resa dei conti giudiziari, che ha contrapposto il sindaco Biffoni e il presidente biancazzurro Toccafondi al termine della trattativa, intavolata e poi sfumata, per la cessione della società a cui l'amministrazione comunale aveva vincolato la disponibilità dello stadio. La mancata disponibilità aveva fatto saltare i progetti di ripescaggio nel campionato professionistico di Serie C, dopo la retrocessione tra i dilettanti alla fine della stagione 2017-2018. Questo al centro delle accuse tra le parti: Toccafondi contro il sindaco indagato per abuso d'ufficio, il comune contro l'Aciprato sostenendo l'accusa di tentata truffa. La procura nel corso dell'inchiesta non ha trovato riscontro alle contestazioni mosse da una parte e dall'altra e ha chiesto al tribunale di archiviare tutto, censurando però l'atteggiamento del sindaco che, così diceva la richiesta di archiviazione, aveva agito a fini politici e mediatici ma senza commettere reati. Biffoni non ha commesso un reato neppure quando ha revocato la dichiarazione di disponibilità dello stadio successiva al recesso formalizzato dall'Aciprato in seguito alla retrocessione in Serie D e all'annuncio di voler vendere il pacchetto azionario. Non lo ha commesso per un semplice motivo: il sindaco, come stabilisce l'ordinamento degli enti locali, non aveva titolo a decidere sul destino del Lungo Bisenzio. Biffoni ha, per così dire, fatto e disfatto, pur essendo privo della facoltà di fare e disfare, che è invece propria dei dirigenti. Un impianto, questo della procura, sposato in pieno dal Tribunale.